Mancano pochi giorni al via della 12ª edizione di Passaggi Festival che si terrà dal 26 al 30 giugno a Fano, tra centro storico e zona mare. 23 le rassegne tematiche che comprendono circa 150 eventi, 190 ospiti in 5 giorni con la presentazione di un centinaio di libri. Tema dell'anno l'errore e l'artificio e a proposito la rassegna sull'intelligenza artificiale. Belfiori in apertura di conferenza stampa ringrazia l'uscente sindaco Massimo Seri e l'uscente assessore Etienne Lucarelli, con cui si è svolto un ottimo lavoro che si augura di continuare con la nuova amministrazione. Il sindaco Ser Filippi, presente al tavolo, è propositivo a riguardo. Sono molto felice di poter oggi inaugurare, Passaggi Festival, presentare tutti gli appuntamenti, un festival veramente fondamentale per la nostra città, per la quale mi sono speso in campagna elettorale, che quindi confermo la massima disponibilità, oltre a sostenere quest'anno l'evento, ma anche per i prossimi anni. Quello che vi chiedo è di partecipare e far partecipare più persone possibile, perché c'è un grande lavoro di giovani, giovanissimi, adulti, anziani che lavorano dietro a Passaggi Festival, un valore aggiunto per la nostra città. Gli ospiti principali non si può che iniziare dai premi, naturalmente. I premi Luigi Manconi per il primo passaggio, Alessandro Cattelan il premio Fuori Passaggi, Barbara Stefanelli il premio giornalistico Andrea Barbato. Ma poi c'è un mondo di incontri, oltre 150, e come dire, lì c'è il problema della scelta, perché noi in realtà non abbiamo fatto un programma omogeneo, anzi è un programma assolutamente vario, che parla ai vari interessi, si va dall'economia, la storia, la filosofia, le scienze, e non solo c'è un programma di libri che è assolutamente eterogeneo, ma lo stesso festival non è fatto soltanto di libri, ma è fatto anche di altri appuntamenti, laboratori, le masterclass di scuola scrittura, le mostre d'arte e ben due spettacoli teatrali alla San Francesco. Tutto questo gratuito, una piccola quota è soltanto dovuta alle visite guidate, ma credo che siano già piene. Ultimo anno di convenzione con il Comune di Fano, ma Ser Filippi si è già dimostrato con la nuova amministrazione pronto per ospitarvi anche i prossimi anni. Allora, noi in questi anni abbiamo avuto, come è normale per ogni evento, momenti positivi e momenti negativi. Io credo che adesso dobbiamo goderci il festival e poi, quando la partita è chiusa, quando il festival ha messo la parola fine, possiamo riparlare di convenzione e capire cosa succederà dal 2025 in poi. Il cuore di Passaggi Festival sono i libri, e questo lo vediamo anche nella nuova locandina. Questi libri sono nella pancia del robot, perché senza i libri scritti dall'uomo il robot non va da nessuna parte. Sì, è vero, quello è quello che abbiamo voluto indicare, anche mettendo in luce l'interrogativo che ci interessava un po' approfondire, e cioè perché l'uomo, che l'essere umano, che è un essere imperfetto, siamo pieni di errori, ognuno di noi vuole raggiungere la perfezione attraverso l'intelligenza artificiale. Una bella domanda a cui abbiamo cercato di rispondere con alcuni libri e soprattutto con la Lectio Magistralis finale, quella che noi chiamiamo discorso notturno, con una delle più grandi esperte internazionali di intelligenza artificiale, la professoressa Rita Cucchiara, e l'appuntamento è domenica 30 giugno alle 22:30 in piazza 20 settembre. Tanti gli eventi in programma che è possibile leggere nella brochure del festival, distribuita in città o visibile sul sito. Una delle tante novità quest'anno verrà portato il libro anche nello spettacolo teatrale. Di grande prestigio come sempre i personaggi che saranno premiati, un coronamento ad un parterre altrettanto importante. Sono tantissimi i volontari che ci seguono ogni anno, iniziano con l'alternanza scuola-lavoro grazie al liceo Nolfi, che è nostra scuola partner, e poi proseguono, in questi anni ci hanno sempre seguito. È un lavoro che aiuta e supporta appunto il festival, e grazie al festival crescono anche delle loro competenze. È una delle manifestazioni che è all'inizio della stagione turistica, quindi è un momento estremamente interessante per poter avere in città decine, centinaia di persone che possono frequentare Fano proprio grazie a questa iniziativa, che anche quest'anno sarà un successo.